Sono stati ritrovati dai vigili del fuoco i corpi degli ultimi due dispersi a seguito dell'esplosione di Ravanusa che ancora mancavano all'appello. Si tratta di Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, che portano così a 9 il bilancio definitivo della tragedia. Il cadavere del primo era nel garage del palazzo di 4 piani crollato per l'esplosione, quello di Giuseppe invece a pochi metri di distanza da quello del padre.